Che cos'hai? Non è niente, perché io ho tutto qui. Te la prendi con i miei amici? Preparati a sentire il tuono. Ecco i miei piedi pazzerelli. Come la metti con i miei piedi pazzerelli? Su, avanti, sono una macchia, sono una macchia. Non hai mai visto lo stile orso? Hai visto solo la mantide religiosa? O lo stile scimmia? O ti attacco, serpentino serpentello? Ora ascolta, con attenzione, panda. Oogway ti avrà anche scelto, ma quando avrò finito con te, ti assicuro, ti augurerai il contrario. Tutto chiaro? Voglio dire, non è il tuo posto, il palazzo di Giada. Sei la vergogna del Kung Fu, e se tu avessi il minimo rispetto per chi siamo e quello che facciamo, tu spariresti entro domattina. Al primo accenno di guai, vi farò un segnale. Cacà, chichì! O quantomeno a vederle. Ho avuto una lunga e alquanto deludente giornata, perciò... Sì, forse me ne andrò a dormire ora. Ali di sorveglianza! Maestro Shifu ci ha fortemente consigliati... di non attaccare. Cosa facciamo ora, maestro, visto che il panda se n'è andato? Chi sarà il guerriero dragone? Fidati, è così. Ma non è facile trovare il punto esatto dei nervi sotto tutta questa... Ciccia? Pelliccia. Stavo per dire pelliccia. Come no? Chi sono io per valutare un guerriero in base alla sua stazza? Insomma, guardami. Sono qua. Mio vecchio amico, il panda non adempirà mai al suo destino, né tu al tuo, finché non rinuncerete all'illusione del controllo. Illusione? Sì. Guarda quest'albero, Shifu. Non posso farlo fiorire quando mi aggrada, né farlo fruttificare prima del suo tempo. Fermi! Porto un messaggio di Maestro Shifu. Assolutamente no! Shifu dubita, io sono solo il messaggero. Ehi, osso duro, hai sentito? Uguai finalmente darà la pergamena del drago a qualcuno e quello non sarai tu. Ma che fai? Non imbufalirlo! E che cosa può fare? L'ho completamente immobilizzato. Certo che vogliamo, ma se ci ribelliamo a Shen, lui rivolgerà l'arma contro la città. Salta! Bah! È Croc! La vendetta è servita. Veramente, quando ero giovane e pazzerello, pensavo di scappare di casa e imparare a preparare il tofu. E perché non l'hai fatto? Oh, perché era un sogno stupido. Te lo immagini io che faccio il tofu? Il tofu? No! Se ti avessi voluto morto, ti avrei lasciato in quel fiume. Perché salvarmi? Così tu puoi realizzare il tuo destino. Io? Sono Mei Mei. Wow, è straordinaria, è così bella. Che carino, Pooh. Ma ti prego, risparmia tutti gli altri complimenti per la fine dell'esibizione. Io? No, non ho detto... Sta zitto. Dopo l'esibizione. Mi prendi per uno sciocco? Lo so che non sei il guerriero dragone. Nessuno di voi lo è. Ho sentito che è caduto dal cielo su una palla di fuoco, che è un guerriero diverso da qualunque cosa il mondo abbia mai visto. Pooh? Allora è così che si chiama. Pooh. Finalmente un degno avversario. Il nostro scontro sarà leggendario! Buon pomeriggio, signori. Ora, tolti di mezzo i convenevoli, prego lasciate la mia casa. La tua casa? Sì, non avete visto il pavone all'ingresso? Oh, eccoti qua, divinatrice. Pare che la tua abilità di predire il futuro non sia buona quanto credevi. Lo vedremo, Shen. No, tu lo vedrai, vecchia capra. Gongmin è sotto l'amministrazione del Consiglio dei Maestri e noi la proteggeremo, perfino da te. Io non sono degno, vicina. Ho combattuto al suo fianco. L'amavo come un fratello. E lui mi ha tradito. Beh, ora io distruggerò tutto quello che lui ha creato! Non la conosco, va bene, nessuno la conosce, forse una volta sì, ma ormai non più. Hai mentito? No, io... Sì. Perché? Per salvarti la vita. Vengo a sapere che un maniaco con tanto di spada ti vuole far fuori. E che dovrei fare allora?
lasciare che questo accada?